Rudolf Steiner, cerchio e seno attraverso NT, 17 gennaio 2009, a cura di Dario Ragusa. Rudolf Steiner, buonasera, ho con molto interesse condiviso ciò che avete detto. Se permettete, vorrei dire anch'io qualcosa sull'umiltà. Dunque, cercando di essere conciso, credo che si possa dire che l'umiltà è, in ultima analisi, l'espressione più vera dell'amore. Solo amando i propri simili come se foste voi ad essere amati, l'umiltà acquista la giusta connotazione. Essere umili non può solo significare essere uguali, ma deve per forza sentire dentro il proprio io l'amore che è l'afflato spirituale. Se non si arriva a tale condizione di sentire, non si può parlare di vera umiltà.